sindaco Alberto Centinaio. L'onorevole Sergio Piffari, il consigliere comunale, possiamo dire quasi uscente, Raffaele Giordano, ma anche ancora all'appello il consigliere regionale Stefano Zamponi, dovrebbe essere qui a minuti, mentre vedete che manca al momento una presenza di peso, deve essere ingombrante, che al momento non è ancora arrivato, ma passerei la palla all'onorevole Piffari che ci spiegherà. Ci dà 2 minuti. Sì, poi dopo l'intervento il mio è alla fine, quindi non devo spiegare perché non c'è il nostro presidente Di Pietro. E qualcuno magari ha già letto qualche agenzia o qualche notizia, comunque per una quindicina di giorni l'abbiamo parcheggiato per rifargli il tagliando. Forzatamente, nel senso che ha avuto negli ultimi tempi un sovraccarico di lavoro, qualche stress in più, quindi abbiamo letto tutti di quelle specie di infarto intestinale alla camera dopo un paio d'ore di lavoro la mattina. Io continuo a dirgli quando ti daranno un Frecciarossa da guidare sarà sempre tardi, no? È uno proprio che vuol dire che tratti stai facendo adesso Milano-Genova è un po' quella la quadrata, diciamo non è proprio una new entry, sto parlando di Giuseppe Sirecci, eccolo qua, molto valido, molto attivo ai nostri banchetti. Abbiamo poi altra new entry, giovanissimo, Marcello Montanari, eccolo lì. E qui abbiamo veramente, devo confessarlo, io avevo letto il suo nome in diverse occasioni, è un soccorritore della Croce Rossa Italiana, aggiungo, nel programma che stiamo stendendo, che stiamo impegnando affinché i defibrillatori vengono inseriti nel programma, speriamo di poterlo inserire. Sto parlando di Jurinovic, eccetera eccetera. Allora vi racconto questa storiellina qui che mi è successa 3 settimane fa, e vado dal cardiologo, un noto primario, visita di controllo, e mi guarda, dice: l'ho già vista, sì, forse un po' di tempo fa. No, io l'ho appena vista. Come? Non so, ma non è che mi ha visto sulla preappina per caso? L'ho vista sulla preappina. Ah, ma lei è il candidato sindaco? Sì. E mi dice, e mi aveva appena finito di dire che l'elettrocardiogramma sotto sforzo non me l'avrebbe fatto fare. No, ho detto, no, non è necessario, perché io avevo portato una serie di analisi. Mi guarda e fa: faccia l'elettrocardiogramma sotto sforzo. L'ho fatto. Poi vabbè, conto sempre su. Bene, venendo a cose più serie, anche se la salute è una cosa estremamente importante e bisogna conservarsela. Bene, io sono veramente, veramente contento di essere qui e vorrei. In questa città c'è sempre stato un tabù perché l'amministrazione ha sempre, sempre voluto fare la politica dello struzzo, mettere la testa sotto la sabbia negando l'evidenza dei fatti. Non è così che si sconfigge, non è così che si porta in prima linea la legalità. Ecco, questo è uno dei tanti argomenti, dei tanti punti che ha fatto sì che comunque Italia dei Valori appoggiasse comunque la candidatura di Alberto Centinaio. Adesso direi, senza soffermarmi troppo, passerei la parola al capogruppo in Regione Lombardia, l'avvocato Stefano Zamponi. Prego, Stefano. Grazie a tutti voi, grazie a chi ci mette la faccia, grazie a Raffaele Giordano che è il più giovane, almeno nello spirito, dei nostri candidati.
È un momento particolarmente importante, credo che tutti voi lo stiate percependo. Anche della legalità, ma anche della partecipazione, e questo vuole essere, quello della partecipazione deve essere anche un nostro cavallo di battaglia, quello di cercare di riportare le persone ad avvicinarsi alla politica con la B maiuscola. È una mia ossessione, a me fa sempre paura questo vento di antipolitica che c'è in giro. Tagliamo, l'ho detto anche più volte, tagliamo i deputati, tagliamo i consiglieri regionali, consiglieri comunali. Attenzione signori, qua tagliamo la rappresentanza. Siamo attenti che non tagliamo i costi da tagliare sono alti. Teniamo alta la bandiera di quella che è la nostra rappresentanza. Diceva Tocqueville, poi quando parlavamo di partecipazione, di legalità. Noi accogliamo ancora il tuo augurio che veramente l'esempio possa partire dal territorio. Noi ce la metteremo tutto per far sì che il tuo augurio poi si trasformi in realtà. Questa è la nostra promessa, ci teniamo davvero tutti a far sì che comunque Legnano possa essere di esempio. Le elezioni appunto saranno il 6 e 7 maggio, un giorno, due giorni dopo un grande poeta dedicava una poesia, il 5 maggio la ricordiamo tutti, a Napoleone, un imperatore in esilio. Bene, abbiamo voglia di che questa amministrazione non la mandiamo all'esilio, ma la manderemo all'opposizione per un bel po' di anni. Grazie a tutti.